mettermela giù, con la camicia bianca. Camicia bianca, ora. Ma è un bambino, quanti anni hai? Eccoci qua. Non sei a letto? Io. È stato, è finita la scuola. Tu. Per vedere voi. Grazie allora. Grazie. Vai. Allora facci tutte le domande che vuoi. Allora io ho una domanda, cioè una domanda che però è per tutti e quattro. Prima tu, Antonio, hai detto che comunque la Spagna, l'Inghilterra ha giovani da cui poter ripartire, tipo ad esempio Gavi che è un fenomeno, Pedri, altri ragazzi che sono dei fenomeni già. E, però com'è possibile che adesso in Italia non ci abbiamo un giocatore da cui ripartire? Com'è che gli italiani improvvisamente hanno smesso di giocare a calcio comunque, in un certo senso? Siamo in tutti scarsi all'improvviso. Io penso che il problema sia un po' del sistema in generale. Comunque in Italia quelli che fanno calcio e che coltivano i giovani veramente, secondo me, sono proprio pochi. Ma scusa, ma sei sicuro, quindi, che hai 12 anni tu? Sì. Bravo, eh? Come ti chiami? Vieni qua su. Come ti chiami? Vieni, dai, vieni su, vieni, ventola, firmare, ventola, vai giù. Vai a prendere. Come siamo a ginocchi? Che vieni, ci metto dai, vieni, 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 vieni. E da dove sali? Vale, prepara il contratto, firma con noi. Spettacolo. Bravo. Boh, come a te, l'orecchino. Guarda come è carico, eh? Spettacolo. Vieni, vieni qua, vieni. 12 anni. E che ti danno da mangiare? Dimmi uno. Vieni qua. Dove sta? Arriva, 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 arriva. Ragazzi, un applauso, per un favore. Un applauso, eccolo. Vieni qua, vieni qua, vieni a sedere. Tra me e Antonio, vieni, vieni qua. Ecco l'uomo che sostituirà qua. Nicola Ventola. Se sai cantare, stiamo a posto. Ma c'è l'orecchino, c'è? L'orecchino. Sì, sì. È carico, è carico. E il microfono, allora. Il microfono l'avete tolto. Io penso che mannaggia la Madonna. Che si accendo qua dentro. Tieni. Quindi stavo dicendo, comunque io non penso che gli italiani improvvisamente siano diventati tutti scarsi. E il problema è che in Inghilterra, in Spagna, in Germania, anche la stessa Olanda, che comunque ha dei giocatori formidabili, il Belgio, loro stanno anni luce avanti. Noi in Italia, secondo me, ci stiamo pensando troppo tardi a fare questa scelta, perché i giovani vanno coltivati e curati. Io la vedo come Mancini, che comunque questo i giovani... diventa un fenomeno, mi faccio un selfie. Che comunque... che comunque i giovani debbano debuttare, ma i giovani bisogna anche prepararli. Guarda, se tu lasci senza parole Lele, significa che te sei tanta roba, veramente. Facciamo un applauso a sto ragazzo qua. E adesso ti rispondiamo. Sono d'accordo al 110% con te. In Italia, non è che, come hai detto te, siamo diventati tutti delle scamorze, delle pippe. Purtroppo, dalle altre parti, Spagna, Germania, Francia anche, Inghilterra, lavorano sui settori giovanili. Pensando cosa? Facendoli giocare a calcio. Per loro è calcio, giocare a calcio. In Italia già 12-13 anni vedi tattica, farli correre, non farli più divertire, troppe complicazioni per la testa dei bambini. I bambini vanno lasciati liberi e farli giocare. Come te, tu hai detto delle cose sacrosante, però purtroppo in Italia sai cosa noi andiamo dietro? A malincuore, dietro i soldi. L'esempio è stato l'Empoli. Hai un allenatore fenomenale, 68 anni, ti valorizza dei giocatori, cosa succede poi alla fine? Te lo mandano via, vendono questi due giocatori e fanno sempre inciuci su inciuci. E poi diciamo, perché l'Italia è messa così male? Perché i presidenti pensano a fare i soldi, non gliene frega niente del ragazzo che cresce, se uno è buono, lo prende, lo vendono via velocemente. Anche lo stesso Gnondo, che comunque è partito dal settore giovanile dell'Inter, perché deve giocare in Svizzera? Sono d'accordo con te, ma lo fanno tutti, lo fanno questo. Sto giochino qua, cosa fanno? Lo prendono, vogliono guadagnare. L'adepto, eh? È un adepto, è proprio un fedele, no? Lo vedo, lo vedo. No, ma non è che ti dice un argomento, cioè svaria. Certamente. Ma è fenomenale, 12 anni. Tu a 12 anni dove eri? Galera. No. Però io sono d'accordo con te. Purtroppo in Italia non si lavora sui bambini, sui ragazzini. A 16-17 anni, in Italia, come Lele dice sempre, si è sempre giovani. A 23-24, sempre giovani.
Se uno è buono, Gavi, a 16 anni gioca nel Barcellona. Pedri a 18 anni gioca nel Barcellona. Foden da 3 anni gioca nel Manchester City. Musiala, 20 anni, sono 3 anni che è il titolare al Bayern Monaco. Musiala, perché... Musiala, sai chi è? Quello che prende la mattina, il muesli, quello che si... No, muesli. Ah. No, però colpa è tua, Il riferimento è che loro lavorano sui settori giovanili e poi i giovani, se sono buoni, hanno coraggio, li buttano dentro perché hanno qualità e poi i frutti si vedono alla fine. Invece in Italia non si vede niente. E Roberto Mancini, tornando al discorso della nazionale, sta avendo grande coraggio, butta ragazzi dentro della Serie C, della Serie B, della Serie A, butta tutti dentro, sperando che qualcosa viene fuori, ma la vedo complicata. Come ti chiami? Marco, di Dona. Marco, la vedo complicata. Marco, sei numero uno. Grazie. Bravo Marco! Marco, che bravo sto ragazzo, guarda un po' quanto è bravo. Papà. Ciao Marcolino! Un abbraccio. Io il selfie l'ho fatto, ricordati di me. Facciamo un applauso a Marcolino, ragazzi. Ciao Marco, un abbraccio. Di essere felice. No, lascia. Lele, ti ha emozionato, eh? Questo è anche un esempio di come interagite con il vostro pubblico. E che tipo di pubblico avete, Lele? Sì, no, questo è... Lele si è quasi commosso, ragazzi. Vero, io lo conosco, guarda. Da soddisfazione, perché poi certe riflessioni condivise che a volte... quando creano delle rotture, no? Non solo di coglioni, ma anche delle rotture col passato, no? Per un certo modo di esporsi. E non tutti comprendono subito, perché molte volte risulti non è conveniente, non cerchi la strada facile e allora entri dentro delle pieghe più profonde, delle crepe del sistema, che tutti conoscono, ma che pochi poi vogliono portare come esempio, esporsi per cercare di difendere. Ferma tutto, ma quando un ragazzino parla così... Noi abbiamo vuol dire che siamo arrivati ad Ama. Vuol dire che forse una speranza c'è. La Bobo TV ha già vinto. Un ragazzo di 12 anni, vero? Che molto probabilmente non ci ha mai visto giocare a noi. No, non molto. Ci ascolta solo.